No, del pane, del pane. Cavaliere Farina, vi posso disturbare un attimo? Vi devo presentare il governatore di Italia, buonasera amici di Pupia, stasera siamo in compagnia del professore Paolo Santurri, presidente del club Terra di Lavoro di Caserta del Panathlon International. Allora, cosa si propone, professore, questa vostra grande... Il nostro club è un service che è nato a Caserta, pensate, 60 anni fa. A Caserta facciamo il 60° anniversario. Ed è un club che nasce a Venezia circa 70 anni fa, da una costola del Rotary. In sostanza è un service che si propone di promuovere le buone abitudini nello sport. Noi parliamo di fair play. Che cos'è il fair play? È il comportamento cavalleresco. Noi siamo l'associazione del fair play. Noi siamo l'associazione dello spirito olimpico, quello che ha propagandato con le Olimpiadi moderne di Coubertin, quello del partecipare. In sostanza cerchiamo di dare un apporto significativo a quella che è la formazione dei giovani, perché noi proponiamo l'educazione attraverso lo sport, una educazione appunto cavalleresca, un'educazione che dia dei valori etici a questi nostri giovani affinché possano affrontare serenamente le competizioni cui partecipano. Il convegno stasera qui ad Aversa, la tenuta c'è il 27 giugno, per dire che cosa? Perché parliamo di Aversa e l'Atletica. Siamo venuti in trasferta perché vi sembrerà strano, ma Aversa è la capitale dell'atletica non solo della nostra provincia, ma di un grande territorio meridionale, perché ha una società, una delle più gloriose, dove tantissimi ragazzi si sono avvicinati, hanno partecipato e si sono distinti. E noi con questa manifestazione vogliamo anche dare una spinta a quello che ormai sono 15 anni del mio progetto per la realizzazione della pista di atletica leggera. Infatti qui questa sera è presente il sindaco di Aversa e il sindaco di Carinaro, in quanto noi costruiremo la nostra pista in territorio aversano, demaniale, ma in un'area che al momento è occupata dal comune di Carinaro. Abbiamo fatto una convenzione e a breve metteremo la prima pietra. Stasera parleremo anche del progetto, perché i nostri... Che ad Aversa la pista d'atletica da sogno si trasformi presto in realtà? Ma doveva già essere stata realizzata da tantissimi anni. Io ho fatto arrivare dal governo nel 2004 €1.700.000 per fare questa benedetta pista. Purtroppo Aversa non è titolare di suoli e quella somma non era sufficiente per poter espropriare un suolo. Allora abbiamo dovuto aspettare il federalismo demaniale e il demanio che ci venisse incontro, ci ha dato quest'area nella quale andremo a realizzare questo impianto che offrirà maggiori opportunità ai giovani di Aversa e del territorio, perché pensate, se fino ad oggi abbiamo fatto dei campioni e non avevamo un impianto, pensate oggi con un impianto che cosa possiamo realizzare. Togliamo i ragazzi dalla strada, li facciamo avvicinare a realtà che li formano e che li fanno diventare uomini responsabili. Se la sentirebbe di dettare dei tempi certi per la realizzazione della pista d'atletica? Per la realizzazione della pista, appena arriva il via libera da Roma, perché Napoli già ce l'ha dato del demanio, noi faremo una delibera di acquisizione al patrimonio comunale dell'area che ci è stata data. Il giorno successivo, immediatamente, daremo incarico all'improgettista per fare il progetto della pista. Appena pronto faremo il bando di gara, dobbiamo sperare che la prefettura faccia presto la stazione unica appaltante per la realizzazione del progetto. Quindi stasera si parlerà di sport, di sani valori dello sport, ma in un luogo, come dire, rinomato. In quanto a gastronomia non si poteva non parlare anche di buoni palati, no? E qui leggo antiche pietanze del paese dei pazzi. Ah, certo. Cosa si è inventato?
caro professore, su questo fronte? Bene, io ho approfondito gli studi su quelle che sono le pietanze antiche della città di Aversa e quindi abbiamo organizzato un menù completamente autarchico di pietanze che sono prodotte ad Aversa. Infatti noi cominceremo a mangiare delle alici, della pastetta di churil fritte con contorni di zucchine alla scapece. Pensate, le zucchine stanno ancora qui dietro sulle piante che ha messo il nostro oste e che toglierà solo quando le dovrà mettere nella pastetta. Quindi pazzi ad Aversa, ma dai palati fini. No, finissime. E poi mangeremo lo scarpariello aversano, chi è che non lo conosce? Poi mangeremo spollichini insieme a una ottima verdura e dopo assolutamente curunelle di stock, che è un prelibato di baccalà con pomodorini e camperi, e poi le mammarelle aversane, per chi non lo sapesse sono le grosse mozzarelle squisite della nostra città. Poi come frutta mangiamo le pesche bianche, le cosiddette percocche, e mangiamo le mele annurche, tutte dei pasteni aversani condite da vino, che è un vino asprino, e per chiudere col dolce la polacca della nonna di Aversa, che l'abbiamo inventata noi, e apre di San Girolamo, che sarebbe un dolce di zucchero, anch'esso aversano. Bene. Per quanti si vogliono fare il palato, questo è un menù che poi credo sarà ripetuto qui in questa realtà gastronomica. Allora, come dire, per fare una battuta, per chiudere in battuta, diciamo che per gustare queste prelibatezze ci auguriamo che il convegno non sia troppo lungo, no, le pare? Certo, cercheremo di essere brevi perché quello che ci aspetta da mangiare è tanto e ce lo vogliamo gustare. E allora noi, dopo aver ascoltato il Presidente, andiamo a seguire il convegno. Quindi grazie, amici di Pupia, non andate via. Convegno del club Panatalon Terra di Lavoro di Aversa presso la tenuta Cervo è arrivato giustamente anche il sindaco di Aversa e a Giuseppe Sagliocco chiediamo, ecco, cosa può portare sul versante dei veri valori dello sport questo convegno. Ma intanto il preambolo già straordinariamente, la scenografia, la tenuta Cervo già è il riscontro di un successo di questa serata. Ho visto tante belle persone che si incontrano, che discutono, insomma il valore dello sport sicuramente in questa città è stato anche percepito, oltre che praticato. Abbiamo tante eccellenze, Aversa Norman, la pallavolo che sta veleggiando verso diciamo i tempi che furono, c'è una storia che in questa città ha avuto grandi riscontri, grande partecipazione, giovani di allora, oggi magari con qualche anno in più, hanno dato veramente fondo che la personalità che ha la pallavolo trovare un grande momento di sintesi, insomma questo è quello che dobbiamo auspicare anche questa serata, che ci sia interazione tra i diversi segmenti poi di questa provincia, vedo anche i casertani che sono interessati ad interagire con Aversa, insomma quindi le grandi tradizioni, le strade sicure. Il tema del convegno di stasera è l'atletica leggera e Aversa. Credo anche da questo versante l'antica città normanna abbia molto da dire, vero? E come no, c'è stato sempre un impegno per la Santulli, che su questo sta spendendo grandi momenti, insomma, sul piano istituzionale. Probabilmente riusciremo anche in sinergia con il comune di Carinaro, perché abbiamo complessità nei territori, insomma, in modo che spazi di Aversa che sono in qualche modo detenuti da Carinaro, ma abbiamo trovato una sintesi, però ci ha lavorato moltissimo, quindi non appena si sdogana anche l'ipotesi di finanziamento che mi ha seguito per la verità già da parlamentare, potremmo anche acquisire questo tipo di possibile scenario, la pista di atleti, che sarà poi l'inizio di un grande percorso anche su questo fronte. Insomma, che quindi dire, potremmo dire Aversa città di cultura, città di studio, ma anche città di sport. E come no, tra l'altro vedo partecipazione, vedo impegno, vedo lo stand, mi sto spazzapelli, auguro anche di avere a breve un riscontro, questo famoso riversaggio che ci consentirebbe lo stand di militare nella massima serie, cioè una condizione data poi a una complessità di questioni che ci ha portato a perdere il playoff, ma comunque speriamo di poter anche coinvolgere più persone,
sono sicuramente apprezzati come dirigenti, insomma, riprendere questo cammino che si è interrotto di Alessandro Armando. Tra l'altro è probabile che abbiamo anche questo fatto abbastanza innovativo, una sintesi su alcune riflessioni, forse avremo anche corpo la versa in Serie A per quanto riguarda il segmento femminile della pallavolo, e quindi utilizziamo anche i nostri grandi contenitori. E addirittura un'interazione della città con l'agro circostante. Esattamente. Quindi è una bella buona notizia, insomma, e quindi noi siamo assolutamente a sostenere quanto di buono c'è dalle nostre parti nello sport, per il convincimento forte che lo sport è sicuramente un momento non solo di socialità, ma anche un elemento di sana competizione che in tutti i segmenti porta anche i giovani del Bene, grazie Sindaco, il convinto ci aspetta e ci ha convinto, dobbiamo dire, stasera a sufficienza che Aversa si appresta a diventare e presto anche città di sport. Grazie amici di tutti. Dato tanti campioni a questa nostra città e tanti altri ne stanno ancora costruendo. Per questo il loro lavoro, il loro impegno, la loro attività è oltremodo meritoria. Io per qualche tempo sono stato inizialmente vicino a loro perché mi hanno voluto presidente di una parte della società quando questa è nata. E io da quel momento mi sono impegnato e ho detto che sarei riuscito a fare una pista di atletica leggera in questa città. Ecco, da parlamentare sono riuscito a portare 1.700.000 euro in questa città nel 2004, però vi potete mettere anche le mani nei capelli per quelli che ce li hanno ancora, ma da allora nessuno è riuscito a spendere questi soldi e la pista non è stata fatta. Ci siamo rimboccati le maniche con il sindaco Saiocco e con l'ex sindaco Ciaramella, mi hanno dato l'opportunità di dialogare con il demanio e siamo riusciti ad ottenere un'area che è di Aversa ma che è nel comune di Carinaro, dove tra breve sarà realizzata questa pista che servirà non solo la città di Aversa ma tutto il territorio aversano, perché questi impianti non sono solo della titolarità del comune dove insistono, ma saranno di tutto il territorio. Voglio dare prima di iniziare la parola per il saluto al nostro sindaco che stasera ci ha onorato della sua presenza. Avevamo invitato anche il sindaco di Carinaro per questo gemellaggio definitivo, c'è qui il suo vice sindaco, vorrei che praticamente ci desse un segno della sua presenza. Salve dottore, buonasera, perché è importante questo gemellaggio. Sindaco, passo la parola prima di iniziare con l'inno nazionale e dopo con le relazioni. Intanto grazie dell'invito, ma non potevo non esserci stasera, tra l'altro tu ci devi evitando anche le cose che hai detto. Io voglio anticipare che siamo a un punto rispetto anche a, e grazie al tuo impegno. Tra l'altro alcune circostanze capitano adesso questo così. E allora Napoleone diceva: ai generali bravi preferisco quelli fortunati. Io forse un poco fortunato lo sono, e quindi ci troviamo anche in qualche modo a gestire questo momento dove forse avremo finalmente la vista di atletica che sarà foriera poi di una serie di possibili scenari, di prospettive. E quindi grazie per l'impegno Paolo, grazie per questa bella serata, benvenuti in città. Magari l'onorevole Santoni si preoccuperà anche in altre circostanze di procurare tanta bella gente ad Aversa, anche per occasioni che stiamo costruendo, che possono essere anche il momento per visitare questa città. Tra l'altro vedo tanti casertani, quindi questa antitesi che spesso si ipotizza, non penso che sia nei fatti, insomma, è semplicemente un fatto declamato, forse perché in questa provincia si tende a dividere anziché di unire. Noi siamo a lavorare invece per una prospettiva di condivisione, di comunione rispetto alle grandi eccellenze che abbiamo, e la sintesi di queste grandi eccellenze fanno una grande provincia di Caserta. Io spero che da occasioni come quelle di stasera possa effettivamente nascere e implementarsi l'idea strategica di mettere a sistema
i grandi momenti di riflessione che avvengono sia a Caserta, possono avvenire da questa parte della provincia, ma anche l'Alto Casertano, per le eccellenze che ha, e quindi procurare finalmente un sistema che sia in condizioni di procurare grandi momenti di sport, grandi momenti di riflessione sul piano della storia, delle tradizioni, della cultura dei nostri importanti territori. Quindi anche nella prossima circostanza, Paolo, se vorrai, se vorrete con gli amici del Pentagon, in questa città ci saranno all'inizio settembre una serie di occasioni, le potremmo in qualche modo anche socializzare, e naturalmente Maurizio Presentone ci farà gli inviti come ha fatto stasera per un momento di socializzazione all'interno della città di Aversa, dove le nostre storie, le nostre tradizioni, che voi già conoscete, possono essere aggiunti anche dei momenti di convivialità e non solo, ma anche dei momenti importanti. Quest'anno cadono i 300 anni della nascita di Iommet, su cui stiamo lavorando, tutta l'Europa organizza degli eventi, questa città si sta preparando, io spero, con successo a questa che sarà un momento di grande importanza per Aversa e per il nostro territorio. Io vi ringrazio per l'invito e vi auguro buon lavoro. Vittorio Salini e Torino Andreozzi, l'aria che tira, sposta un po' la sedia, Vittorio. Vorrei avere qui a fianco a me il nostro governatore, il dottor Antonio Campacorta, il governatore del distretto 11, e il nostro ospite, il governatore del Bano dell'area 7, Pierluigi Palmieri, perché dobbiamo insieme dare avvio alla manifestazione con l'inno nazionale, che per noi è fondamentale. Si spostano con la sedia, siamo, ecco, dritti, no, toglielo dopo, ti ci metti, bravo, quando tale che il maestro ci darà il via per l'inno nazionale. Ma ci sai, maestro? Sì, sì. Passerei la parola agli amici Vittorio Salino e Torino Andreozzi, noi li andiamo ad ascoltare dall'altra parte. Mi chiedo scusa che mi sposto, ma la luce mi dà un fastidio incredibile, quindi i pochi gradi che mi sono rimasti non me li vorrei bruciare davanti al proiettore. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio Paolo Santulli, perché lui l'ha detto, anche lui ha un peccato
sulla sua coscienza, è quella che tanti anni fa, quando noi chiamavamo Puccetto, non era che un semplice insegnante, noi lo coinvolgemmo in questo gioco dell'atletica. All'epoca lui aveva un amico anche molto importante che si chiamava Federico Marfuggi, col quale, pensate, un sabato riuscimmo a portare 350 ragazzi della scuola media parente col treno a Caserta a fare una gara, cose epiche. Comunque lasciamo scorrere il tempo. Allora, noi esistiamo come società sportiva dal 1969. Vi dico subito che la mia impressione dopo 45 anni di attività è che noi siamo ad Aversa quasi una società segreta, anzi, parlando in aversano, abbiamo un matrimonio segreto alla Cimarosa con questa città, e vi spiegherò perché. È vero, siamo uno sport minore, siamo anche figli di un dio minore. Le date, le prime date che ci vengono in mente sono quelle di una lettera fatta tanti anni fa, nel 1969, eravamo agli inizi quasi di primavera, e apparve sui giornali la notizia che il CONI faceva i giochi della gioventù. E noi scrivemmo al CONI, avevamo 13 anni, e scrivemmo al CONI per sapere come funzionasse questa cosa. Il CONI ci rispose, scrisse al comune di Aversa, noi andammo al comune, bambinelli, e demmo la prima mano per organizzare questi giochi della gioventù. 1969, ippodromo di Aversa. Facemmo queste gare, o cominciamo ad organizzarci un gruppetto di ragazzi. Andammo in federazione, ci dissero che ci voleva un maggiorenne, altrimenti non potevamo fare l'affiliazione. Trovammo il maggiorenne, questo maggiorenne si chiamava Gino Tagliafirro, oggi purtroppo Gino non è più con noi, è scomparso. Grazie. E a casa di Gino, la sera del 20 luglio del 1969, scrivemmo lo statuto della società. Quella notte qualcuno scese sulla luna, forse era un segno. Vedete, c'è la frase che gli americani lasciarono sulla navicella. Nel corso degli anni, era detto pure Paolo, noi abbiamo avuto varie denominazioni sociali, perché inizialmente la federazione prevedeva che i vari settori dovevano avere delle affiliazioni diversificate, e noi cominciamo come Lux Ardens, era la parrocchia di San Giovanni, per chi è di Aversa, la parrocchia che sta a quattro passi da qua, nella quale cominciamo l'attività, prima parlando con gli amici che stavano qua, e abbiamo dovuto dire che un poco tutti provenivano da questa esperienza, diciamo, cattolica, diciamo, della Chiesa, che aveva spazi liberi per tutti, e noi entrammo in quell'ottica. Con la Lux Ardens cominciamo le prime attività e ci iscrivemmo al Centro Sportivo Italiano, i vecchi enti di promozione sportiva che ancora oggi esistono, che allora facevano sport, oggi forse fanno politica. Andiamo avanti, man mano cambiava lo statuto federale, noi piano piano ci adeguavamo, quindi Esperia Aversa, fino a quando arriviamo alla vecchia denominazione, Olympic 69. Olympic 69 perché sulla casa di Gino Tagliafirro, quarto piano, sotto c'era il bar olimpico, dove c'era un nostro atleta che faceva il lancio del giavellotto, Pasquale Palmieri, e noi ci riunivamo là, aranciate, Coca-Cola, e riunione della società. Bar olimpico, era facile, Olympic. Fino a quando poi, attraverso tutta una serie di piccole denominazioni, arriviamo ad Atletica Aversa. Poi decidiamo ad un certo punto, facendo un discorso sociologico-geografico, di variare la denominazione e di chiamarci Arca Atletica Aversa, Agroaversano. Arca ha un significato, significa atletica riunita del comprensorio aversano, lo vedete. Per molti anni ci siamo chiesti se fosse giusto avere questa denominazione, visto che portavamo appresso un poco le stimmate di una zona che di certo non è tra le più belle al mondo, di certo è troppo vicina ad altre zone neanche esse belle. Però eravamo giovani e ci sentiamo ancora giovani e riteniamo che queste zone hanno anche tanti valori, e noi forse abbiamo voluto con il nostro gesto portare avanti questa denominazione perché crediamo nella gente. Le società sportive si misurano con i campioni.
noi probabilmente adesso la stragrande maggioranza della popolazione neanche sa che esistiamo, però poi vi farò vedere qual è la nostra presenza sul tessuto sociale di questa società. I nostri numeri sono 2 campioni del mondo, sono 98 campioni italiani di categoria, sono 23 maglie azzurre, quali abbiamo qualcuno in sala, e sono un'attività smoderata, voi vedrete, nei 45 anni, io l'altro giorno ho chiesto in federazione di divertirmi un poco quanti tesserati abbiamo avuto, mi hanno risposto 8.000 e rotti, 8.000 sono un numero, quindi siamo conosciuti nel silenzio. Le medaglie mondiali, poi vedete uno dei nostri campioni del mondo, si tratta di Donato Cipullo che ha vinto la prima edizione a single finger dei mondiali master su 60 metri indoor. Questo è Vincenzo Magliulo da Frignano, marciatore che ancora oggi, operaio dell'Indesit, che ancora oggi va a vincere i suoi titoli italiani master, ma è stato campione mondiale sulla marcia indoor e che spesso viaggia con la sua maglietta dove c'è scritto sia al lavoro, perché lui che lavora alla vecchia Indesit cerca di portare avanti anche questo discorso molto forte, che è quello che in questa zona noi vorremmo che i nostri uomini e le nostre donne fossero in grado di poter lavorare, ma soprattutto i nostri giovani. Ancora c'è Carmine Gambino che ha vinto una medaglia con la staffetta azzurra, sempre alle indoor. E questi sono i nostri 45 anni di atletica, vedete, quella è la stella d'argento al merito sportivo. Bisogna fare 50 anni per avere quella d'oro, vediamo un poco. E invece a destra voi vedete quello che i nostri dirigenti hanno portato a casa. Hanno portato stelle, querce, palme, tutto quello che c'era da portare. Abbiamo poi una serie di impressionante di posizioni conquistate all'interno della federazione. Io sono stato per 8 anni consigliere mondiale della IAF. Sono stato per 12 anni consigliere federale della federazione di atletica, mi sono portato con me Torino Andreozzi che prima era il mio fiduciario tecnico regionale, poi ha cominciato a lavorare con le squadre giovanili, oggi Torino forse è uno dei più grossi nomi dell'atletica giovanile al mondo, la nostra atletica è povera nelle categorie, è povera nelle categorie assolute, poi Torino ce ne parlerà, 10 mi pare in questa tornata, stanno nelle classifiche ai primi posti al mondo, primissimi, primo, secondo, terzo, poi sperdono. Facevamo prima un discorso sulla presenza delle società militari, su quello che è lo sport in Italia, ci sarebbero tante cose da dire. E stasera, giusto per dirvi qualcosa, in sala ci stanno personaggi che poi hanno condiviso con noi queste camminate, c'è Grazia Orsani, medaglia di bronzo ai campionati del mondo nella marcia. Grazie, c'è Grazie. C'è Angelo Macca che ha seguito le squadre nazionali come medico delle squadre nazionali ed è stato quando a Formia ha ripreso la scuola Bruno Zauri nelle sue mani e ha fatto uno dei migliori centri di fisiochinesiterapia oggi esistenti nello sport del mondo, possiamo dire. Quindi tantissima gente che con noi è cresciuta, siamo cresciuti insieme. Se considerate che io e Tonino, non lo so, forse abbiamo visto, penso da lì, penso 150, 160 nazioni all'incirca, e abbiamo avuto la possibilità con l'atletica di passare una buona parte della nostra vita. Io per esempio personalmente ricordo, l'ho ricordato qualche mese fa, quando è scomparso, il fatto di aver avuto la possibilità di stare a tavola con Nelson Mandela a Durban durante i campionati del mondo di atletica e di poter parlare di lui con lui, della pizza di Napoli, della sua prigionia, delle cose più strane. Forse non avessi fatto atletica non avrei mai avuto la possibilità di conoscere un uomo del genere. E come lui tante altre presenze, tante altre cose. Però in agosto, quello che vedete sono le foto che abbiamo fatto all'interno dell'ex manicomio di Aversa, quando l'anno scorso ci hanno incendiato la sede. Noi avevamo una sede all'interno della vecchia area del manicomio, qualcuno è venuto, probabilmente non davamo pace a qualcuno, e ci ha bruciato tutto quello che noi avevamo dentro, coppe, risultati, articoli di giornale.
non c'è stato un solo aversano di quelli che contano che ci abbia chiamato. Uno. Avevamo chiesto al sindaco di avere una sede. Silenzio. Abbiamo offerta noi, però. L'ha offerta il CONI di Caserta, ma era troppo lontana per noi. Gli impianti. Cominciamo nella palestra, nella chiesa di San Giovanni, continuiamo sul famoso campo di Padre Giuseppe. Chi è aversano probabilmente potrebbe ricordarlo, i giovani non credo, però era un'area verde che stava in fondo a tutto a via Salvatore di Giacomo. E là ci avvenivamo. E poi vedete via via tutte le nostre varie sedi, fino a fermarci a un certo punto, prima dell'ospedale psichiatrico Maria Santissima Maddalena, dove eravamo raccomandati, perché io lavoro là, e quindi il dottor Gambacorto, che forse da qualche parte forse si ricorda che ha fatto pure una delibera per darci il permesso di stare là, e là esiste una delle poche pedane di lancio del martello che esistono in Campania, anche perché ne abbiamo avuto tanti martellisti, e si sono allenati là. L'attuale sistemazione è al campo comunale di San Marcellino, e qui c'è un'altra persona che io voglio ricordare, che è in sala, che è Bruno Fabozzi, mio ex compagno di scuola, fondatore. Fondatore della nostra società, perché anche lui era uno di quei tredicenni strani che fondarono la società. E Bruno, da vice sindaco del comune di San Marcellino, tanto girò, tanto fece, tanto mi brigò, che riuscì a fare la sua pista di atletica a San Marcellino. Poi abbiamo seguito le piste di atletica di Casal di Principe, quella di Villa Literno, tanto per dirvi che sul territorio un po' di attività c'è sempre stata e qualche impianto c'è. Ad Aversa non c'è mai stato. Alla fine ad Aversa noi, completamente fuori da tutto, decidemmo di non usare manco più le palestre scolastiche, perché pure su quello c'era una guerra infinita. Noi correvamo su strada, ci vedevamo al cimitero, sulla destra c'era il capannone di Don Ciccio Palmieri, non so se ve lo ricordate, il figlio gareggiava con noi, Fiore, e partivamo da là, ci spogliavamo in campagna, un freddo bestiale durante l'inverno, e si partiva, corso, tutti a piedi. Abbiamo continuato a fare questo per decenni, per anni, quindi abituati un poco a questa vita dura, hard, normanni, veri e propri. Come vedete, tra l'altro, la nostra sistemazione attuale, oltre al campo comunale di San Marcellino, ci dà la possibilità di avere a 500 metri la scuola media, dove c'è la palestra, e noi insieme alla scuola media di San Marcellino stiamo portando avanti ormai da anni un progetto con i ragazzi della scuola. È una scuola piccola, 400-450 alunni, di cui quasi la metà stranieri extracomunitari. Portiamo avanti un progetto e da quella scuola sono già usciti fuori 4-5 campioni italiani, pochi ma buoni. Siamo stati sempre organizzatori oltre che partecipanti alle manifestazioni. Abbiamo organizzato diversi campionati italiani di categoria, di campestre, di corsa su strada. Ne abbiamo fatti uno intorno alle mura del manicomio, una mezza maratona, addirittura una follia nella follia. E abbiamo organizzato un campionato per la polizia penitenziaria a livello mondiale, addirittura abbiamo fatto tantissime gare, ne vedete tutta una serie. Quella che a noi stava più a cuore era la Straversana, 39 edizioni, 1979-2009, poi ci siamo fermati perché nel 2009 e nel 2008 il comune ci chiese di pagare l'occupazione di suolo pubblico e di pagare lo straordinario ai vigili urbani. Nel 2009 i vigili urbani vennero in tre, uno fece deviare la manifestazione e 1600 persone andarono in giro per Aversa. Da quel momento decidemmo di non fare più nulla. Oggi si fanno delle manifestazioni di corso su strada che cercano anche di imitarci, con minori numeri e con ideologie completamente diverse. Ancora, da 35 edizioni ricordiamo Federico Marfuggio, una corsa campestre per le scuole. Quest'anno sapete quanta gente è venuta a fare la corsa campestre del Marfuggio? 800 ragazzi,
tutti delle scuole elementari diverse. Facciamo il 31 dicembre, da 7 edizioni l'ultima, ci vediamo al Parco Pozzi e corriamo. Insieme all'ultimo facciamo correre anche i cani, i nostri cani, e queste gare si trasformano a Sezzante, Aversa Dog Run. Ancora, ne parleremo ancora tra un poco, 4 edizioni di Viva Atletica, vi farò vedere che cos'è. Questa era la Straversana di qualche anno fa, mi pare che l'edizione 2006 questa, vedete, si partiva in mezzo alle macchine e venivamo relegati in fondo, guai a voler tentare di toccare il centro della città. Io che ero capace a livello mondiale di aver portato i campionati del mondo di corsa campestre all'interno del Parco del Valentino a Torino, facendo mettere ed essendo pure condannato alla fine l'erba sui viali, fumo condannati e poi assolti per fortuna, perché i Verdi ci fecero una denuncia dicendo che avevamo deturpati i viali con la ghiaia, mettendoci l'erba. Vabbè, storie che capitano, strane. Ancora, vedete, l'ultima Straversana che abbiamo avuto 1606 persone. Perché? Perché noi fondamentalmente facevamo promozione dello sport con le scuole elementari e medie. E queste rispondevano, a noi non interessava la gara dei campioni, dei marocchini che vengono perché devono guadagnarsi il pane quotidiano, a noi interessava sviluppare lo sport all'interno della città. Le campestri sono state un po' il nostro forte, noi con le campestri abbiamo aperto tantissime frontiere nella provincia. Abbiamo disegnato i percorsi di Castelvolturno, Turno, Lomide Inno, di Pocambo, abbiamo disegnato i percorsi di Aversa Maddalena, Aversa via Torre Bianca, ma ci stanno le case, Aversa via Olimpico, di fronte all'ippodromo noi facevamo una campestre tutti gli anni, e via dicendo, Parete, Lusciano, ma dove volete, ovunque facevamo campestre, era proprio la nostra fissazione. E poi Torino mi dirà che nelle campestre che cosa siamo stati in grado di fare. La legge di Cardinello, che organizzata. Sì, 3 anni fa, c'ho ancora la macchina col paraurti rotto, perché 3 anni fa, mentre facevo le retromarce a Cardinello, c'è stata una popolazione, ho preso un gabinetto che era interrato da terra e mi sono rotto il paraurti. Però fummo testardi, volevamo riaprire questo sito, perché crediamo nelle cose che ci stanno intorno. Non vi dico, 2 gare con una puzza incredibile, perché là attorno ci stanno 2 discariche. E però ci portammo 1 migliaio di persone ogni gara. Ancora, i giochi elementari che abbiamo fatto a Trento da 200, a Trento da 200 ci siamo beccati anche un manifesto contro dell'allora candidato a sindaco che diceva che noi lo facevamo per rubare soldi. Troppo successo con i sindaci. Troppo successo, no, troppo successo. Addirittura questo sindaco si prese la briga di farci un'indagine amministrativa. Vabbè, andiamo avanti. Ancora, giochi elementari fatti ad Aversa, qua vedete siamo all'interno della fattoria fuori di zucca del manicomio. Questa è l'ultima, è la Dog Run che facciamo ogni 31 dicembre. Questa è Viva Atletica che abbiamo fatto a Trentola, si tratta di un progetto della federazione promozionale dove ne portiamo una pista che si stende per terra e giochiamo con i bambini. Questi sono momenti di questa attività. Questa è l'ultima che abbiamo fatto a Carinaro un paio di settimane fa. Insieme al trofeo regionale di marcia abbiamo fatto fare dei giochetti ai bambini locali. Diversamente, come si fa a vivere con l'atletica? Dice, ma poi chi ve li dà i soldi? Vi garantisco nessuno. Fino a qualche anno fa avevamo delle entrate. Innanzitutto da noi nessuno ha mai pagato la tessera. Vi potrà sembrare strano, solo da 2 anni i master, quelli over 35, si pagano la tessera. Tutti i ragazzini che vengono da noi, 45 anni, non hanno mai pagato nulla a nessuno. Non hanno mai pagato le trasferte, non hanno mai pagato l'abbigliamento, nulla. Ancora, la progettualità nostra nel sociale con la comunità di Capodarco, con un gruppo di bambini svantaggiati e diversamente abili, che seguiamo durante i periodi dell'anno. Le entrate. Prima noi riuscivamo ad avere soldi dal CONI, dalla regione,
dal comune di Aversa, epoca d'oro quella della signora Iacazzi, che mai come nessuno ha elargito soldi allo sport aversano, e sponsor, piccoli sponsor locali che ci davano la possibilità di vivere. Pensate che l'ultima straversata nel 2009 noi raccoglievamo 12.000 euro per fare quella gara. Le entrate, oggi ci arriva qualcosa dal comitato regionale attraverso le classifiche che si fanno a livello regionale, che riusciamo a prendere 100, 200, 150 euro, oppure da un autofinanziamento che ci siamo imposti per i vecchi della società. Ancora, una delle nostre grosse mission è stata quella di poter tesserare atleti extracomunitari. Attenzione però, cerchiamo di capirci, noi questi extracomunitari non li pagavamo nulla, erano ragazzi che arrivavano da noi, che si trovavano casomai in zona e che ci chiedevano di poter gareggiare. A un certo punto scoprimo che a Villa di Briano, in una stanza, vivevano 7 nigeriani, di cui 2 avevano vinto medaglie alle Olimpiadi. Li contattammo, cominciammo a volerci bene, mi ricordo che con mia moglie portavamo la spesa a sti ragazzi, venivano a mangiare a casa, a un certo punto diventammo i loro padre e madre, e tra di loro c'era Deci Musa, un atleta da meno di 10 metri sui 100 metri, il fratello è stato primatista mondiale dei 100 metri, c'era Joseph Felix che oggi vive in Inghilterra, c'era Said Boumandi, marocchino, con gli altri marocchini, Gio Burlarbi, Khadija La Russie, atleti che ci hanno dato la possibilità di arrivare addirittura con dei campionati di società in Serie B. Però poi ci dovremmo fermare perché non avevamo i soldi per poter andare avanti. Io mi ricordo un giorno a Termoli, dietro a un albero, cercavo di non guardare la nostra staffetta perché eravamo primi, stavamo per andare in Serie A2 e non avevamo i soldi per poterci andare. Nessuno sponsor. Un'altra delle nostre buone attività è quella dei master, gli atleti over 35. Ne abbiamo tesserati in questo momento 270 e per 23 anni siamo stati la società che ha vinto il titolo regionale di società. Quest'anno è il primo anno che lo perdiamo, da 20 punti di inezia, però vabbè, non è quello che ci fa ricchi. Vedete a sinistra c'è Ciro D'Angelo che è qua in sala. Ciro, ne parlavo prima con Peppino Di Anna, nel 1969 faceva le gare, faceva già 46 metri di giravolta, oggi continua a fare 46 metri, però mentre allora gli servirà poco, oggi gli servono per vincere i titoli italiani master. Ha continuato in questa attività. Alla sua destra c'è sta Gigina Ebrai, 86 anni, campione italiano di salto in alto, 1,21 m. Provateci a fare 1,21 m. Le donne, ne abbiamo avuto tante, non per essere spaccone, ma ce ne sono state veramente tante. Pensate che a un certo punto Tonino allenava 7 ragazze che stavano tutte e 7 in nazionale e a volte non le convocavano tutte insieme perché c'erano tutte e 7 della stessa società, come si fa? E qua ne vedete una che sta in sala, Loredana Bruciano. Loredana ha una storia, diciamo, strana, perché ha cominciato a 7 anni, veniva in ballo con noi, poi ha continuato. Vedete, alla sua sinistra c'è stato un arco alla Torre Eiffel. Perché? Perché lei tanti anni fa, ai campionati mondiali XIT, di corsa campestre, fece seconda sotto la Torre Eiffel. E poi ha continuato, perché si è sposata con Marco, altro atleta che pure sta in sala, hanno avuto dei figli che fanno atletica, e a volte ritrovate nelle corse su strada tutta la famiglia. È la famiglia che corre. I tecnici. Allora, c'è stato Nino Andreozzi in alto a sinistra, c'è stato il professor Bruno Fabozzi insieme al professore Pino Romano, ci sta Carmine Gambino, c'è sto io che nonostante tutto riesco ancora a seguire qualche lanciatore, e c'è sta Grazia Orsani che ha cominciato da qualche anno a seguire le nostre giovani leve. Probabilmente abbiamo dei problemi, avremo bisogno di giovani, ma è difficile trovare giovani che vogliano impegnarsi in queste cose. Ancora,
in marcia verso il futuro. Vedete, queste sono le foto scattate in quella manifestazione di Carinaro di cui vi dicevo. E noi abbiamo i forti, come vedete, due nostri campioni italiani, uno è Antonio Lavorante del peso, l'altro è Mario Santoro del disco. Abbiamo i veloci, ragazzi che stanno emergendo nelle gare di velocità e recuperando proprio gli anni che avevamo perso in questo settore. Abbiamo i resistenti, quelli che fanno le corse lunghe, i famosi puzzapiedi. Le scuse, ci dobbiamo scusare con qualcuno, perché non li abbiamo citati tutti, ve l'ho detto, 8.000 tutti tesserati, sarebbe proprio impossibile ricordarli tutti. Pensate che una volta sotto una bomba di benzina fecero una rapina, io mi trovavo in macchina, venne questi due rapinatori, volto coperto, uno di questi alza le mani, fa il compagno vicino, fermata, e se ne andarono. Solo dopo qualche anno ho scoperto che uno di quegli atleti era uno di quei ladri, era un nostro atleta che mi aveva riconosciuto, e forse l'atletico mi è servito quando me l'hanno subito una rapina. Crediamo ai giovani, vedete, questa è una parte della squadra giovanile, e ora vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto negli ultimi 45 giorni. Perché 45 giorni? Perché sono lo specchio di 45 anni. Guardate in 45 giorni che cosa siamo riusciti a fare. Ad Acropoli abbiamo vinto il campionato regionale di prove multiple cadetti di società. A Salerno i campionati di società allievi regionali siamo al primo posto. A Marano abbiamo fatto terzi ai campionati regionali assoluti maschili. A Salerno ancora campionati di società ragazzi vinto. Salerno campionati di società ragazze secondo posto. A Marano primi nei campionati di società di prove multiple allievi. A Marano ancora primi nel campionato di società cadetti, a Marano primi nei campionati di società cadette e a Salerno secondi nei campionati di società master. Intanto sono passati 45 anni. Ringraziamo il dottore Savino e diamo la parola ad Antonio Andreozzi, pregandolo di essere, perché 45 anni sono tanti. Grazie. Raccolgo l'invito di Paolo. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Ho visto tanta gente che non vedevo da tempo, mi ha fatto piacere. Tanti amici, ringrazio Paolo che ci ha dato questa possibilità, ma Paolo è praticamente non è Super Patters, è dei nostri, quindi è uno d'Atletica. Tu sei stato insieme a me con la nazionale. Esatto, questo volevo ricordare, noi abbiamo fatto una trasferta insieme storica a Riga, erano i campionati mondiali studenteschi di Costa Campestre. È stata una bella esperienza, una bella trasferta. Niente, è lunga raccontare 45 anni d'Atletica diversa. A me piacerebbe raccontare i prossimi 45, però vado veloce, non li racconto i prossimi 45. Parlo un po' di esperienze fatte, diciamo i numeri sono tanti, l'avete visto, cioè quando si ragiona con i numeri e con i nomi si corre sempre il rischio di dimenticarne qualcuno, è così, succede sempre. Non voglio raccontarvi e annoiarvi col lavoro che faccio io. Invece voglio fare un passo indietro e raccontare che poi qui soprattutto un numero importante, quindi 8.300 e passa tesserati, e di quelli non tutti sono stati campioni, non tutti sono stati bravi ad emergere a livello nazionale perlomeno, anche perché un certo Astra anni fa diceva che poi per diventare campione bisogna scegliersi mamma e papà. E quindi se non si hanno qualità non è che si diventa campione, però l'importante è che si faccia sport, perché insegniamo in modo molto planetario, insegniamo comunque le regole, a rispettare le regole, a stare insieme, a rispettare gli altri, e soprattutto in atletica queste cose quasi sentono e sono abbastanza vive. Io in 30 anni io ho iniziato un po' più tardi rispetto a Vittorio, perché quei giochi della giovinezza stradale li ho fatti pure io, ho corso insieme a Vittorio, ma lui se l'ha ricordato dopo, perché lui è partito magro e magro così, una benda all'occhio, io l'ho visto all'arrivo perché lui è arrivato primo e sono arrivato sesto,
E poi ho continuato a fare atletica a livello scolastico. Ho iniziato nel 77 perché Vittoria e Gino De Caferro sono venuti alle Acri, io frequentavo le Acri, mi occupavo un po' dell'attività artistica e sportiva delle Acri, e loro sono venuti perché avevano scoperto che quell'anno ad ottobre, cioè del 77, c'erano i campionati italiani Acri a Cassino, dove volevano partecipare. Io mi sono impegnato con le Acri e loro sono andati a Cassino, hanno fatto degli ottimi risultati, io ero di quella trasferta e lì praticamente qualche virus mi deve aver infettato, perché da allora poi non l'ho lasciato più. Mi vengono a mente diciamo così tante cose, ma quelli che secondo me più hanno un po' raccontato la vera storia della nostra atletica d'Aversa. Mi piace ricordare il primo successo a livello nazionale, dove tre ragazzine di 13-14 anni, di cui una era proprio Brusciano Loredana, abbiamo fatto la finale nazionale dei giochi della gioventù di allora, che era una cosa. I giochi della gioventù negli anni 70, negli anni 80, era veramente una bella cosa, non come i campionati studenteschi da adesso, non me ne vogliono i colleghi insegnanti, non neanche Paolo da ex coordinatore, ma oggi praticamente, diciamo rispetto a allora, è molto meno sentito, è un po' meno sentito perché non ci sono fondi, perché l'insegnante ormai a scuola, diciamo, non ha più quella briga di volersi misurare e voler portare i ragazzi al campo. Però mi ricordo di quella gara come se fosse adesso: acqua, freddo, neve, fango. Loro sono arrivati che praticamente con un laccio li abbiamo dovuto ripulire per capire chi erano. E mi ricordo, non l'ho visto, però spero che stia bene. Il nostro dirigente accompagnatore era Torino Giannoni. Il quale è stato di un'umanità incredibile, io me lo ricordo ancora, ero un ragazzetto allora, adesso lo sono un po' di meno, e quindi quello un po' ha segnato, diciamo così, il nostro inizio. Poi ci sono stati tanti campioni italiani, tante gare internazionali, tante altre cose, anche episodi brutti che io ho visto di prima persona. Tra i vari impianti che Vittorio ha citato, ce n'è uno storico per noi, il famoso Zero, che è lo Zero praticamente, che è la località Arena in territorio di Cesa. In quella strada interpoderale, noi lì abbiamo usurato, ci siamo divertiti, ci siamo sacrificati e abbiamo creato dei presupposti tutti insieme, ragazzi, dirigenti e tecnici, per poter poi farci conoscere tanto in Italia, un po' meno a casa nostra, ma è normale perché nemmeno un profeta in patria e fa niente. Considerate che su quella strada noi ci siamo divertiti, perché secondo me ci siamo divertiti, e lo vedo ancora quando ci incontriamo con gente che non ci vediamo da anni, tutti ricordano lo Zero. Su quella strada, dicevo, io personalmente sono stato rapinato, sono stato schiaffeggiato, sono stato minacciato, ma il giorno dopo noi ritrovavamo dopo, sono stato anche accusato di rischio di morire perché sono stato preso da un martello. Chi segue un po' l'atletica sa cos'è un martello, però ho fatto esperienza, cioè questa cosa mi ha temperato di più, cioè nel senso che mi ha fatto capire che comunque non sono le difficoltà che devono fermarci nello sport, così nella vita. E voglio concludere con un'altra cosa. Ho visto tante belle cose, sia praticamente da atleti nostri e da atleti giovani italiani, no? Adesso recentemente alla Coppa Europa, nella prima giornata andavamo un po' così, poi ci siamo presi la seconda giornata, Fausto Narducci, che è un famoso giornalista della Gazzetta, al direttore tecnico assoluto ha spiegato perché l'atletica italiana va a due velocità, quella giovanile e a livello internazionale si dà da fare, quello assoluto un po' così. Sono tanti i motivi, ma adesso elencarli, poi banalizzare troppo e non voglio. È perché a livello giovanile si vive ancora l'entusiasmo, si vive ancora la voglia di poter crescere, di poter fare. Poi a livello assoluto l'entusiasmo passa un poco, anche perché, soprattutto i nostri, noi siamo l'unico paese al mondo dove abbiamo 9 gruppi sportivi militari. Abbiamo solo in atletica 385 atleti professionisti,
parecchi di questi chiaramente arrivano al gruppo sportivo militare e raggiungono l'apice della loro carriera, nel senso che ormai con, io dico sempre, con la pancia piena si ragiona un po' meno, e quindi non scatta il sacro entusiasmo come da giovane per poter migliorare. Però ripeto, non è per tutti, però una delle cause potrebbe è sicuramente anche questa. E quindi dicevo, qui sono le cose belle, ma la cosa più bella, io sono sicuro che la vedrò, spero, al più presto possibile, che è appunto la realizzazione della pista d'atletica nella mia città, perché ne vedo in giro per il mondo, ce ne sono tante, ma io desidererei che la mia città avesse la pista d'atletica, ma non per creare campioni, ma proprio perché per avere un servizio per la comunità, è un servizio sociale che diamo a tutti, quindi è importante avere l'impianto sportivo, è importante. E io spero di poter, diciamo, se avere ancora la forza, di poter andare al campo con il mio cronometro e poter prendere i tempi a gente nuova che arriva al campo. Grazie e scusate. Grazie, ma io ho una sorpresa per tutti voi, perché manco forse Vittorio e Tonino se lo ricordano, ma è qui tra di noi un atleta della prima ora, parlo del professor Tino Gatta, Tedoforo Aversano, nel 1960. Il professore Gatta, dove sta? Vieni, se c'è il sindaco che vorremmo farti segnare al professor Tino Gatta una targa del Panathlon International, al professor Tino Gatta, Tedoforo, nel 1960, io tenevo 10 anni all'epoca, e quindi ricordo perfettamente, perché dopo che tu passasti si è avuto un incidente dell'allora Piedimonte che buttò per l'aria una macchina ad un passaggio a livello incustodito di fronte a casa mia e morì purtroppo un cittadino aversano. Quindi quella giornata per me, caro Dino, è rimasta fissa nella memoria, e mi ricordo di te perché poi è stato giocatore di pallone, è stato anche dirigente sportivo. Il sindaco non lo vedo. Il sindaco, signor sindaco, dobbiamo consegnare una targa al Tedoforo, professor Dino Gatta, una targa del Panathlon. Io non sono il tipo che porta sfortuna, perché come ha parlato lui. Questa è la solita storia di Aversa, è come il fatto di Cimarosa. Ragazzi, mettete le mani a posto. Allora, diamo al signor sindaco qui la targa per il nostro Tedoforo del 1960. Dobbiamo chiudere questo? Sì. Chiudiamo questo. Come si chiude, Vittorio? Togliamo la spina, forse. Togliamo la spina. Ecco qua. Chiudo la ciabatta. Ho chiuso la ciabatta. Ecco qua. Signor sindaco. Grazie a te. Eccoci, certamente ci sarà, perché verrai all'inaugurazione della pista di atletica leggera. Dove gli faremo correre, e credo che la faremo. Guardate, vi dico, Dino, tu dici che io ho detto una cosa che parliamo. Noi inaugureremo la pista entro il 2015. Quindi tu verrai, io te l'apro, nostro ospite, ti faremo fare un giro con la vecchia fiacco. Grazie a te, Dino. Grazie. Adesso vorrei che il nostro governatore Antonio Gambacorta, ecco, consegnasse una targa per il presidente, presidentissimo dell'Atletica Aversa, il dottor Vittorio Savino, che la merita veramente, perché ha lavorato tanto, 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 tanto per lo sport e per il gioco.
mi sono segnati da Davide, solo un secondo. Ti devo dire due cose. Una, l'atletica non è uno sport minore. L'atletica è il primo sport che esiste al mondo. Tutti dobbiamo, per cui ecco, mi volevo solo sottolineare questo. Un'altra cosa, mi ha fatto piacere che tu hai ricordato una cosa e ti sei rivolto spesso soprattutto al sindaco e alla politica che molte volte non riesce a fare qualche cosa. Hai ricordato di una mia delibera e ti ringrazio di questo, quella era una goccia. Insieme a quella delibera io avevo preso impegno, venendo nel territorio casertano, di fare qualcosa di più, non solo in ambito sportivo, non solo in ambito sanitario, perché io sono venuto come sanitario, e poi quella era perché avevo cercato anche di fare un club ad Aversa. Hai ragione, questa è una terra molto difficile, tante difficoltà, la politica più delle volte respinge le persone per bene, ecco perché continuate a combattere. Camacorta consegna una targa che vorrei che Vittorio, ecco, grazie a Vittorio Savino, grazie Vittorio, grazie signor governatore, e adesso premiamo Antonio Andreozzi e premia il governatore dell'area 7 dell'Italia centrale che ci è venuto a trovare, ci ha fatto onore stasera, Pierluigi Palmieri, con i quali due governatori amici in sala, noi stiamo provvedendo a fare un progetto del Panathlon International che si occupa del fair play, che sarebbe il comportamento cavalleresco. Stiamo facendo un progetto che dovrà essere vincolato in tutte le scuole e lo stiamo facendo in collaborazione con il CIO, con il Comitato Olimpico Internazionale, perché è vero Vittorio, i giochi della gioventù sono stati eccezionali, ma noi vogliamo promuovere lo spirito olimpico come status deontologico permanente di tutti i nostri giovani, a partire dalla scuola, a cominciare dalle scuole materne. Devono giocare attraverso lo gioco, il gioco, unirsi e a rispettare quella regola, perché senza quella regola il gioco non c'è, e poi a diventare cittadini, perché un ragazzo che gioca, che rispetta la regola, che sa stare al gioco, è un cittadino che domani rispetterà anche le leggi, rispetterà le regole, per cui supereremo tante difficoltà anche dal punto di vista legale. Qui vedo tanti avvocati, vedo qualche magistrato, forse qualcuno in più, per cui stiamo lavorando per voi, vogliamo cercare di liberare le aule giudiziarie da poveri ragazzi che purtroppo non hanno avuto una felice educazione, e noi lo facciamo perché vogliamo realizzare un progetto di educazione attraverso lo sport. Il fine non è lo sport, ma è l'educazione, quindi attrarre questi giovani allo sport per poterli educare per la vita. Questo è l'obiettivo del Panathlon International, per chi non avesse ancora colto questa idea. Qua ci sarà il mio amico Pierluigi Palmieri, con il quale abbiamo condiviso tante cose con la scuola da 40 anni, progetti importanti, per cui io voglio, ringraziandolo, ricordargli di questo impegno, perché è una cosa nella quale crediamo. Mentre Paolo toglie dalla scatola la targa meritatissima, lo ringrazio, ovviamente ringrazio tutti voi di questo invito, sono onorato di essere qui ad Aversa in presenza del primo cittadino, di tante persone importanti e campioni del passato, e speriamo che vengano fuori dalle parole che ho sentito, sono sicuro, l'iniziativa della pista è un qualcosa di eccezionale, la testimonianza del preparatore attuale, che spero duri altri 45 anni, è una testimonianza che coincide con le finalità del progetto del Distretto Italia del Panathlon, perché si intitola La scuola incontra lo sport, il Panathlon va a scuola.
Esatto. Ecco, a questo doppio senso noi siamo pronti a raccogliere qualsiasi segnale. Questi vostri, anche intervento abbastanza tagliente del presidente, no? Savini, coincidono, proprio corrispondono alle nostre finalità. Chi lo dice che non possa essere, oltre ad Ariano, il paese di Antonio Gambacorta, un'altra cittadina come la vostra, sempre con la A iniziale, a darci un contributo proprio da Serie A? Faccio questa battuta. E grazie, complimenti a tutti voi. Grazie signor governatore, grazie Antonio, ma adesso dobbiamo, prima di premiare degli altri atleti, dare un premio del Panathon ad una persona particolare, ad una persona eccezionale, a un uomo che ha fatto tantissimo per lo sci in provincia di Caserta, un pioniere, è un uomo vicinissimo a Panathon per tantissimi anni. Parlo del presidente dei presidenti, Santino Bernieri. Santino Bernieri deve ricevere da noi un premio, deve venire qua per piacere. Santino, c'è Guglielmo Moschetti che ti sostiene e Santino Bernieri lo premia il sindaco della città di Aversa, Giuseppe Sagliù. Santino, vieni, 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 vieni da me. Santino Bernieri è anche il papà di un campione, un grandissimo scalatore, ed ha fatto tantissimo per lo sport in provincia di Caserta. L'unica cosa che non è riuscito a fare è a mettere me sugli sci. Ci ha provato, c'ha ancora un paio di sci conservati, me li ha comprati 20 anni fa. Io non li ho mai ritirati, mi sono sempre distratto. Fatto vincere la prossima sono gli sciistica senza. Santino, ti voglio bene. grazie. È l'uomo del Panathon, è un nostro decano. Grazie. Voglio ringraziare in modo particolare Paolo Santulli. Paolo Santulli è una persona grande, una persona degna di ammirazione. E io ho portato l'esempio dovunque mi sono trovato. E questo mio piacimento è stato accolto con altrettanto piacimento di tutti voi. Quindi grazie ancora a voi per l'applauso, vi saluto, vi ringrazio di tutto e a ben risentirci. Grazie. Ci vediamo sulle piste di sci. Forse oggi ti posso pure sfidare. Bene. Grazie Santino, adesso chiamiamo per la premiazione la dottoressa Loredana Brusciano, che è stata vicecampione europea, la cittadina di Aversa, e dobbiamo riconoscerle un premio particolare e io vorrei chiedere a un altro nostro past presidente, al cavaliere Antonio Farina, di consegnare questo premio alla campionessa e alla vice campionessa europea Loredana Brusciano. Grazie Loredana, grazie Cavalieri. Adesso abbiamo l'ultimo premio, che è ultimo ma non ultimo, non per ultimo, all'amico professore Ciro D'Angelo, campione italiano tuttora in carica di lancio del javelot. È uno sport che a me non mi sembra qualche preoccupazione, perché non si sa mai,
se può succedere qualche cosa di strano, e questa targa, se me lo consentite, me la consegno da me, e quindi lui è un formatore di giovani, è un insegnante, qui in sala ci sono tanti insegnanti di educazione fisica e ci sono tanti dirigenti scolastici. Ragazzi, dobbiamo riprendere con l'educazione attraverso la scuola e il Panelon vi aiuterà, vi saremo vicini. Grazie. E adesso è il momento di presentare dei nuovi soci, signor sindaco, nuovi soci del Panathlon International, e qui stasera ne abbiamo ben quattro, caro presidente Gambacorta, e abbiamo quattro persone che entrano a far parte della nostra famiglia e ci daranno una mano. Poi vada bene, l'organizzazione del Panathlon, tutte le organizzazioni nazionali dovrebbero essere così. Il presidente, tu ricarichi due anni, una volta che l'ha fatta è finita. Quindi vediamo di fare così pure per i sindaci, per i presidenti del Consiglio, per i presidenti della Provincia, non lo dico perché sai, sindaco, che ha capito, non ti dico. Lo dico, allora consentite, perché qua ci sta Giuseppe Saiò, che è uno sportivo e che mi sono permesso di avere circa, ma è uno che lavora 24 ore su 24. Io gli ho detto, devi lavorare un po' di meno, perché purtroppo, vedete, sapete che succede quando non lavora troppo? È come è successo oggi a me. Io ho lavorato tutta la giornata, anche ieri, per organizzare questa manifestazione. Sono arrivato alle 8, è venuto una e tu arrivi sempre a dicono lì. E poi è finito di mettere i manifesti in mezzo alla strada. E che ci deve dire? Ecco, per cui chi lavora, chi praticamente si occupa di fare tante attività, alla fine, caro sindaco, non è mai premiato. Solo chi lavora sbaglia. Quindi io chiamerei qui presso di me. Il primo è che viene il professore Tiberio Cecere. Poi l'ingegnere Giovanni Spezzaverri, il dottore Mimmo Del Piano e il dottore Michele Andreano. Come si fa a dire chi sono queste persone, sindaco? Io, guarda, vorrei cominciare da più giovane, da dottor Michele Andreano, che a parte essere laureato in economia e commercio è imprenditore del settore sanitario, però ha fatto diverse attività sportive, ha fatto il calcio ma soprattutto ha fatto il tennis per molto tempo, raggiungendo anche degli ottimi risultati. Noi ci auguriamo che anche in questo settore il Panathlon, che già è presente a sostenere l'iniziativa del trofeo internazionale di Caserta, grazie agli amici presidenti che ci hanno preceduto, si possa fare ancora di più e meglio. Poi ci sta Giovanni Spezzaferri, ingegnere, che lui, giocatore di pallavolo, ha vinto i campionati studenteschi, ma poi lo conoscete per, come imprenditore, grande imprenditore, lo conoscete come presidente della Versa Calcio, che ha vinto uno scudetto e ha vinto tantissime altre gare giovanili, tantissimi campionati, ed ora praticamente ci auguriamo, noi siamo certi, che sarà ripescato nella Lega, diciamo, semi-professionistica. Quindi noi ci dobbiamo stare vicino, perché come diceva Vittorio Savino, hanno bisogno di un po' di ossigeno, e allora noi ci dobbiamo rivolgere agli amici imprenditori affinché questo accada. Poi abbiamo, come dire, Mimmo Del Piano. Domenico Del Piano, il dottore Domenico Del Piano, tra l'altro è anche docente all'università. Mimmo Del Piano ha inventato qualcosa che forse probabilmente nessuno ha. Ad Aversa abbiamo una scuola di tiro con l'arco. Loro hanno una società da tantissimi anni e hanno tanti campioni. Lui e la moglie, la professoressa Linda Tronconi, senti, io la devo annunciare qui. Non so tra i due poi chi è il maestro, io non metto bocca, non vorrei poi.
Rita, alzati un po', fatti vedere per piacere. Ecco la Rita, professoressa Giorgona. E guardate, qui alla mensa abbiamo, grazie alla disponibilità di un'amministrazione comunale, di un campo in una scuola dove loro si possono allenare e fare attività regolarmente. Ora, noi ci stiamo impegnando per gli impianti sportivi, però purtroppo siamo in una crisi terribilissima, c'è questa caspita di spending che non so che significa, non so che significa, e che insomma quanto prima dobbiamo cercare di togliere da mezzo, bruciando tutte le bollette che ci arrivano tutti i mesi. E allora, ragazzi, uno di voi deve leggere in nome e per conto degli altri, e io praticamente lo farei fare a più giovani. La cifra va più giù, ma smaglia di dice, io ci penso che ha lavorato la giornata, lui alza solo la mano, e invece lui leggerà la carta del panatolento. Poi ci sta di Bario Cece, non mi sono dimenticato. Nicola, grazie, purtroppo sono partito già e non ancora ho bevuto la sprint. Quindi di Bario Cece, che anche lui è stato, ed è uno sportivo, perché anche lui insegnante di educazione fisica presso il liceo ginnasio Domenico Cirillo, ha fatto diversi sport, diverse attività sportive e anzi è stato anche maestro dello sport, del nuoto, e quindi ha iniziato a fare tante attività con i giovani e oltre a questo insomma lui è stato anche allenatore della Federazione di Atleti. Stasera siamo tutti in famiglia e il panatone è la famiglia degli sportivi. Ci stanno pure gli avvocati, però non è il tuo sport. Buonasera a tutti. Allora, l'essere panatleta mi impegna a onorare il motto Lunis Jungit e a promuovere l'ideale panatletico, rispettare le regole del club di cui sono diventato socio, dare il meglio di me a titolo di volontariato per far raggiungere al mio club gli scopi che si è previsto, ricercare l'amicizia di tutti i panatleti, praticarla e aiutare i nuovi soci a integrarsi rapidamente nella vita del club. Agire affinché lo sport sia considerato e vissuto come un elemento di cultura degli uomini e dei popoli. Operare permanentemente e dovunque per l'affermazione dell'etica sportiva basata sul fair play. Prodigarmi affinché una sana educazione sportiva venga data alla gioventù della mia città, della mia regione e del mio paese. Essere l'esempio nel modo di praticare lo sport. Comportarmi da sportivo esemplare quando assisto ad una competizione. Ed infine essere un vero ambasciatore dello sport inteso come elemento di emancipazione dell'uomo e lottare contro tutto ciò che lo degrada. Rafforzerò il mio impegno con l'assidua partecipazione alle riunioni e alla manifestazione organizzate dal mio club e quelle di altri club del Panathon International. Alzate la mano tutto il mondo. Quindi metterà il distintivo del panel all'ingegnere Giovanni Spezzaverri. Di Meo, dall'altra parte dove c'è la prima. Scusate, è la prima. Paolo, sei emozionato. Lo so, fatto, pure fatto con me, che anche perché non ci vedo, 48 anni. Io non ci sono riuscito perché sono un po' più vecchio di te, che tu già non ci riesci adesso che sei giovane. È la giacca del presidente che è troppo. Ecco una foto per girati, una foto per Giovanni qua. Adesso c'è il più giovane e c'è un padrino, il nostro vicepresidente, l'avvocato Bruno Giannico, e guai a sbagliare Giannico, perché sennò succede la fine del mondo, si chiama Giannico, è come se voi chiamaste Afragola Fragola, si dice Afragola, se si chiama Giannico, perché io voglio chiamare Giannico, perché in noi di Caserta succede questo nostro accettaggio, prego. Perché? Perché siamo napoletani. Paolo, Cecere, che ringrazio perché
lui ci darà una grossa mano, lo conosce, una persona esente, può aiutare il Panador a crescere. Non era già però tieni là sola della casa, c'è certo, qua sopra la faccia. Ah, devo fare. Perché noi preferiamo le navi scuole? Perché? Che gli ha detto? Ed infine, ultimo, ma non per ultimo, ci fa dare il bene, non farlo, perché in questo caso no, quando arriva con l'acqua e la freccia ci fa pure male, membro del piano, medico, professore universitario e carissimo amico. Il Panadon ha bisogno anche, caro governatore dell'area 11, di amici che si occupano del tiro con l'arco. Tra l'altro noi abbiamo pure la Madonna dell'Arco, quindi teniamo la avvocato fedele. Grazie. Aspetti, allora, amici, io devo fare solo un'ultima cosa, se me la consentite. Il sindaco di Aversa vuole fare dono ai nostri ospiti di una importantissima pubblicazione della città di Aversa che riguarda la nostra storia. No. La darai anche a Vittorio Savino, caro signore. E ti posso dire, Vittorio sarà dispiaciuto perché ha sofferto assai. Io lo so perché sono stato testimone, ma non è... La politica ha una colpa antica rispetto alla politica. Se io ti sto dicendo che dal 2004 ho fatto arrivare 1.700.000 euro e l'amministrazione non è stata capace di fare una crisi atleta, significa che qualche problema ci sta. Non è colpa tua, non è colpa di nessuno. Addirittura qua ci sono le carte, si erano ripresentate a di soldi, solo l'altro ieri ce li hanno riconfermati. Dopo che io insieme al sindaco siamo andati 10 volte a Roma da nostri amici per farci riassegnare questi 1.100.000 euro. Una bella serata, una bella occasione, l'onorevole Santulli che mi pare abbia messo fondo a tutta la sua capacità organizzativa e l'ultima cosa che ha fatto prima di arrivare qua i manifesti attaccati personalmente. Tra l'altro c'è un elenco di cose che dovremmo gradire tutti con un impegno certosino rispetto alla qualità della, diciamo, della cena preparata con giudizio di particolari, con una sorta proprio di impegno. La cosa che voglio dire, io non sono andato a leggere il giornale e poi l'entità dell'evento che descrive il giornale, io sono sindaco da 1 anno e mezzo, ho letto che c'era un problema. Savino sa, il dottore Savino anzi, che se ha la bontà di confrontarsi, ma senza venire al comune, vado io all'ASL e troviamo il modo per risolvere un problema. Alcuni amici o compagni o insomma diciamo come vogliamo, hanno il gusto greve della isolarsi e del costringersi nell'ambito della difficoltà presunta. Non ho nessun problema a discutere, ad affrontare le questioni e a dare anche risposte concrete. Allora quando ci si pone la domanda, ma senza la domanda non ci può essere nessun tipo di risposta. Grazie. Del cinquantenario del Panathlon Club di Caserta che è stato festeggiato 10 anni fa. Quest'anno faremo il sessantenario e noi siamo praticamente impegnati già a lavorare per questa grande manifestazione a Caserta con tutto il direttivo ma soprattutto con tutti i soci, perché vogliamo fare una bella cosa. Probabilmente chiederemo un patrocinio morale e forse non solo al comune di Aversa, perché abbiamo di bisogno. Grazie. Il sindaco adesso regalerà al nostro ospite governatore dell'Italia centrale Pierluigi Palmieri un cofanetto con origini e vicende ecclesiastiche della città di Aversa. Aversa, la città delle 100 chiese, governatore,
questa è una pubblicazione che ha enumerato di che interessi no, dico com'è delle 99 chiese L'Aquila, capoluogo d'Abruzzo, io sono abruzzese, poi scelto per un punto ho perso, voglio dire, ma graditissimo questo omaggio. Un altro dono al nostro governatore, al dottor Gambardella. Ci voglio preannunciare un invito a breve, perché lui è stato responsabile dell'ASL Caserta, unica Caserta, esattamente, allora si discuteva di sala operatoria in questa città, forse a breve, per qualche poco di giorni, lei si inaugura finalmente, una buona notizia. E poi la casa da mal. A iniziare, se non è andata bene, ma non facciamo la cronologia di come andare, sennò diventa complicato. È un volume che vorrei che si approfondisse con un attimo e poi facciamo una. Volevo sentire organizzare un evento per il commento alla. Va bene. Va bene la storia della persa. Eventi di pace invece di eventi di vento. Un altro dono al nostro cavaliere Farina, che è uno dei fondatori del Panatron International di Caserta. Cavaliere, venite qui, cavaliere. È lui che ha sostenuto e sostiene il Panatron di Caserta con la sua collaborazione, che è molto vivace. Adesso io devo, sindaco, chiamare altri due colleghi presidenti del Panatron International del nostro territorio, e c'è l'amico della costiera, l'amico Liberato Esposito, se vuole venire gli consegniamo. Questo signore è uno con quale io non sono andato mai molto d'accordo, perché è arbitro di Serie A, quindi questo signore qua a qualche anno fa ci faceva mangiare le mani, per cui è Liberato Esposito, lo ricorderete. E lui era uno di quelli che, non lo sa, tu portavi ancora la giacchetta nera, Liberato, quando è cominciato? No, sì, sì, lui la giacchetta nera, era così bella di giacchette nere, con tutti i giacchetti giallo, sono tre adesso. Grazie, signor Sandrelli. È tutto praticamente ormai. Sì, no, abbiamo un altro presidente che... Sì. Abbiamo il presidente del club Campi Flegrei, che vorrei vedere al nostro tavolo. E in questo momento, guardate, come si dice, ho fatto un fuoco, tutta figura, come si dice, no, come si dice, perché non mi ricordo il Pasquale La Ragione, Pasquale mi ricordava, Pasquale La Ragione, che è il presidente del Panatron Club dei Campi Flegrei. Il sindaco di Aversa consegna a Pasquale La Ragione della città di Aversa. Grazie presidente, tu domani fai la tua festa dell'estate, grazie, noi cercheremo di essere presenti alla tua manifestazione. Grazie, grazie. Molto più modesta. Grazie. No, no, ma è, insomma, noi cerchiamo di. Grazie ai potenti mezzi del Panatron di Caserta di fare miracoli. Poi questo cofanetto qui lo vorrei dare a una signora, se mi consente, che praticamente è la presidente di un'associazione consorella del Panatron, anzi addirittura è una madre del Panatron, perché è la presidente del Rotary, la nostra, cioè dei Lions, mi confondevo. Dottoressa Tea vuole venire al tavolo, Tea Caputo, la presidentessa di Lions. Perdonate per tutti se l'affare che sto facendo, però insomma, lei lo sa,
io ti devo dire una cosa, io ti ringrazio perché da buon maschili stanno chiamato col cognome di mio marito. Io sono Filotea De Gregorio. Scusatemi, Filotea. Finalmente ho potuto veramente dire chi sono con i Lions, mi è riuscita, ma prima no. Filotea, perdonami, tengo la testa del cosparso, dice siamo a piena terra, se no mi buttavo da qualcuno. Non esagerare, perdonami. Grazie per essere venuta. Io ringrazio, voi di avervi invitato, ma principalmente faccio un augurio grandissimo al Panatron di Caserta. Io ho fatto parecchie volte, sono stata ospite del Panatron di Napoli. E poi, sindaco, e noi ci aspettiamo stanissimo. Vabbè? E quindi sì, allora io anche se non sarò fatto presidente, non sono più presidente, io parteciperò a questa inaugurazione. Auguri. Grazie, e perdonami per la... Grazie. A questo punto io dichiaro concluso le cerimonie, insomma così, la parte più complicata, quella... del discorso, e passiamo immediatamente alla scena che ha...